Allora, buongiorno Marco. Marco Negri, fotoreporter, un vero fotoreporter che lo stimo della sua qualità, della sua sincerità, della qualità impressionante nel esprimere, come dire, la verità, la verità. E quindi noi stiamo organizzando, grazie alla collaborazione di Andrea Pontini, Occhi della Guerra, e Luigi Spera, che è un grande giornalista, anche Grande il giornalista, sì. filmmaker video. Esatto. Ok, bene, workshop però, workshop che cosa parliamo di workshop? Beh, diciamo che l'abbiamo titolato proprio Reportage 3.0. 3.0, un punto d'inizio, un aggiornamento, chiamiamolo, un aggiornamento di quello che è il reportage adesso, che si adatta alle nuove esigenze del web marketing. Non è più la sola fotografia, perché il fotografo a sé, a meno che non sia un premiato fotografo che lavora per determinate aziende, non si riesce più nello scopo. La nostra idea è stata quale? Attraverso la presentazione che farà anche Gli Occhi della Guerra, sarà presente Laura Lesevre, Andrea Pontini, amministratore delegato. Ah, scusa Laura, che non avevo notato, cioè proprio, Ma nessun sì, problema, Laura c'è sempre, scusa figurati. Laura. Abbiamo pensato di elaborare questo sistema legato tra un videomaker, che è poi il nostro giornalista, un giornalista con la G maiuscola, Luigi Spera, e il fotografo. Insieme, in qualsiasi teatro, da un teatro operativo a un teatro di guerra, portare a casa del materiale che dalla fotografia al video non vi siano differenze, e soprattutto al testo giornalistico, un testo che non è da una parte, non è dall'altra, ma un testo delle fotografie e del video che raccontino una verità. E questo workshop tratteremo un po' di tutto, dall'organizzazione di un reportage anche in teatro di guerra, ai contatti, all'attuazione del reportage, fino a quando si porta a casa il lavoro. Da lì in poi la post-produzione e i vari editors e come presentarsi. Lo ritengo un lavoro interessantissimo anche perché è un succo, un concentrato di quello che noi realmente facciamo tutte le volte. Ritengo che per una persona interessata, soprattutto coloro che vogliono fare del reportage, sia un punto di svolta, un modo per confrontarsi, ascoltare e cambiare quello che è l'ideologia della fotografia nel reportage. Quindi volete insegnare questo, diciamo, nuova forma di giornalismo, cioè come trasmettere, come impacchettare, raccontare, narrare. È questo quello che vogliamo creare Riassumere, come. tu dici? No, allora io insegnare non sono qua ad insegnare a nessuno, anzi, ho sempre da cogliere e da raccogliere da tutti. Secondo me è un modo di proporsi, è un modo nuovo, un po' una piccola esclusiva, perché in questo momento è difficile trovare nell'organigramma un reporter, un giornalista e un videomaker insieme della stessa idea. Gli Occhi della Guerra ha messo insieme questa idea che è molto bella. L'abbiamo attuata, l'abbiamo sperimentata sia in teatri delle favela in Brasile, ad esempio, E quindi un mese e non mezzo di solo collaborazione. della conflitto, perché cioè Esatto. un amatore anche appassionato, anche evolutissimo, cioè non può, lì subentrano anche tanti No, lì elementi no, lì c'è un piuttosto indice di rischio elevato, credimi, sì, difficile, soprattutto. che non, però sì, se cominciamo a parlare di un vero fotogiornalismo, cioè giornalismo, è vero. Sì, Ma Brasile, ma anche soprattutto, in Italia ci sono anche tantissimi argomenti anche che si può. tantissimi, Sì, tantissimi, ne sì. succederanno altre, è quello di creare una giusta identità. Faccio un esempio banale, è capitato spesso in 20 anni di portare a casa un documento fotografico per poi vederlo su un determinato, una determinata rivista, un determinato giornale, corredato di un articolo completamente diverso da ciò che vi dico. Benissimo, abbiamo pensato di sublimare questa realtà, che il giornalista sia come il videomaker anche, che il proposito sia quello di raccontare una verità contestuale, non che venga modificata a piacimento da un determinato giornale perché ha una tendenza da una parte o dall'altra. No, assolutamente.
si va per raccontare quello che realmente capita. È bellissima, ad esempio, Occhi della guerra, il fotografo è che quelle 5-10 secondi fa, narra e spiega quell'immagine. Quello anche è un'idea geniale che gli è venuta in mente di Andrea Pontini. Cioè, questo è probabilmente è stato anche un piccolo spunto anche di quale direzione bisognerebbe andare. Anche perché io credo, come anche cioè, gente oggi, guarda, non osservano più, non leggono più. Quindi un modo anche immediato anche di trasmettere la verità è anche, deve essere anche multimediale. Hai detto una cosa giustissima, ma noi tratteremo proprio questa nuova iniziativa, il multimedia, un tempo di permanenza sull'immagine dagli 1/2/3 secondi. Un'immagine vive 3 secondi agli occhi di una persona. Tutto è veloce, tutto è diventato paurosamente veloce. Ma guarda che le tue immagini che hai fatto in Afghanistan sono rimaste ancora nella mia mente. Mi auguro. Guarda, quello che hai fatto con 35 mm Summilux e 18 mm. Non ricordavo più che... Sì, forse pensa, te lo ricordi tu, me lo ricordo io, pazzesco. Per me la macchina è uno strumento che traduce un'emozione, no? Qualunque esso sia, però ho onorato di averla potuto utilizzare, questo anche grazie a te soprattutto, però effettivamente quel potere di un'immagine a volte supera di parecchi filmati, il contenuto, l'emozionalità di una fotografia in sé. Cerchiamo di dare il più possibile con l'esperienza, quindi, confrontandoci no, continuamente, e questo workshop sarà anche un confronto, sì, perché a mia volta, certo, anch'io sempre da imparare dalle, certo, persone. Ma ho una domanda, quindi... diciamo, affronterete anche come progettare, come realizzare, cioè affrontate anche questo dall'inizio argomento? Dall'inizio della progettualità, sì, cioè l'assegnato, sappiamo tutti che cos'è un assegnato, da lì si parte nell'organizzazione, nella conoscenza dei luoghi, nel contatto con i fixer, perché soprattutto nei teatri operativi è un vantaggio incredibile avere un fixer di cui fidarsi. Il fixer, certo, è quella persona che ti condurrà nei vari luoghi, che tratterà per te con le persone del posto, parlerà la loro lingua, e questo è fondamentale. Certo. Parliamo di tutte le affinità, le necessità prima di partire. Parleremo di cosa si fa in teatro, qualunque esso sia, tratteremo proprio delle favela, i teatri di guerra. Poi al ritorno come lavorare sull'immagine. E quindi l'immagine è un workshop dedicato a, diciamo, più anche ai colleghi tuoi. Cioè... Certo, certamente. Sì. Mi auguro di trovare anche dei colleghi, dei professionisti con cui discutere. Io a mia volta sarò dall'altra parte, ma non sono assolutamente per insegnare, sono per un confronto. Io dirò la mia, ognuno dirà la sua. Il metodo che abbiamo adottato è un metodo che funziona, è valido. Comunque è interessante perché con la collaborazione di tuo amico Luigi Spera, che è un altro punto forte, e senza sarà altro, anche sì, Laura o Pontini, e che anche loro sono anche i veri professionisti, cioè questa sinergia che crea un prodotto. È quello di presentare una nuova realtà, una realtà che a mio avviso è efficiente, funzionale, e dà la possibilità, ribadisco, non soltanto a tutti, dà la possibilità a tutti di poter cimentarsi in un reportage, in un qualcosa di voglio svolgere un racconto, certo, lo faccio. Ma a questo workshop quanto dura? 10 minuti, un'ora, un non giorno credo, o un mese? Saranno un paio di giorni tutti, perché è coinvolgente, per esperienza ho fatto parecchi workshop, per coinvolgere, per poter discutere, entrare in questo ecosistema, ma soprattutto per riuscire a trasmettere un determinato messaggio ci vuole del tempo. Certo. Stabiliremo a priori quando sarà, un pomeriggio intero e la giornata seguente. Certo. Beh, e poi io me lo auguro che poi dopo questo workshop, cioè quelli che hanno partecipato, abbiano comunque possibilità di continuare a dialogare con voi,
perché è piuttosto importante, perché ormai non va bene, cioè, no, fatto un workshop è finito. No, non è così. Guarda, cioè, stai non usando è le mie parole. Io ho sempre detto, il workshop continua per sempre. Io ho ancora adesso contatti con persone che con me fecero Castel Gandolfo fotografia 10 anni fa. Ogni tanto mi scrivono. Oh, Madonna. Sì, lo sposiamo digitale, quelle cose. Per la gran carità, il workshop non finisce col momento, ci si scambia la mail, c'è anche un certo rapporto tra le persone, si instaura un rapporto che è bellissimo. Persone che ti scrivono magari dopo 2-3 anni, dice, ho visto il tuo lavoro, complimenti, cosa ne pensi se io facessi? E per la carità, non ho mai rifiutato di rispondere alla persona. Posso immaginare, perché sì, conoscendo te... No, è bellissimo secondo me. La fotografia è anche dialogo, la fotografia è parlare, discutere. Nessuno è nato imparato. Punto. Anzi, 3.0, nessuno è nato imparato. Bene, grazie Marco. Quindi presto cominceremo a pubblicare una volta stabilito la data e poi così pubblicizzeremo, ma più che pubblicità comunicheremo. Sì. Perfetto. Bene, grazie. Buona continuazione a tutti, a presto. Grazie Marco, grazie.